Da un bel po' di tempo ho rilevato che le ragazze carine e quelle bellissime si pongono in maniera molto diversa con gli uomini. Spesso i loro comportamenti sono agli antipodi. Perché questo? Beh, a mio modo di vedere, è legato al loro bacino di possibilità e, di conseguenza, alle abitudini che hanno sviluppato nel tempo con i rispettivi uomini che hanno frequentato. Facciamo subito un esempio molto semplice e frequente. Vai a cena con una ragazza carina e arriva il momento di pagare. Ovviamente offri tu, perché la ragazza carina farà sicuramente il gesto di aprire il portafoglio, ti chiederà se deve darti qualcosa, oppure si proporrà di offrirti un drink nel dopo cena. La ragazza carina vuole farti vedere che è una donna indipendente e non una perfetta mantenuta. Non si farà pagare tutto, ma ti farà vedere che anche lei riesce a pagare qualcosa per te ed è orgogliosa di questo. Le donne carine sono assai intraprendenti, anche se pure loro apprezzano la galanteria. Come ragiona invece la ragazza bellissima nella stessa identica situazione? Nel modo opposto. Lei si sentirebbe una perfetta sfigata a dover contribuire per una cena con un uomo. Quindi non aspettarti che apra la borsa o il portafoglio. Non lo farà mai, e neppure che ti paghi la cena la prossima volta, o in alternativa che sponsorizzi un drink nel dopo cena. No, no e no. Lei è abituata a uomini che le offrono tutto, quindi difficilmente farà un passo indietro su questi gesti di galanteria. Lo reputerebbe un qualcosa di brutto e fuori luogo. La ragazza carina difficilmente ti chiederà regali, anzi a me non è mai successo, mai. La ragazza carina ama la spontaneità e la genuinità delle attenzioni. A volte basta veramente poco per farla contenta e felice. Lei apprezzerà moltissimo questi gesti e te lo farà capire per diversi giorni. La ragazza bellissima, invece, si comporta in maniera opposta. Chiede spudoratamente: voglio questo, voglio quello. Oppure te lo fa capire mandandoti foto di cose che le interessano, prezzi compresi. Il sottotesto di questo comportamento è semplice: puoi permetterti una come me? E qui sei tu a decidere, in base alle tue possibilità e a quello che vuoi dalla vita. Ovviamente non puoi rimandare per sempre, perché lei prima o poi ti testerà per capire realmente da che parte stai. Come già detto in altri video, per le ragazze bellissime la loro bellezza rappresenta una valuta di scambio. Tu pagare moneta, loro dare presenza. Sei disposto ad accettarlo? Sei disposto a farlo? Hai le possibilità? A te la scelta. Tieni comunque presente che queste ragazze rappresentano una percentuale assai ridotta dell'intero schieramento femminile in circolazione.